La squadra della Nocerina ormai festeggia il suo ingresso in Serie B e Pastiera Group ha così accolto i suoi giocatori. Amici di Night and Day, è una serata molto speciale questa, perché si festeggia in compagnia della squadra della Nocerina, oramai giunta in Serie B, con un'associazione veramente, credo, numero uno, il gruppo Pastiera, composto da 9 elementi, capitanato naturalmente da Tonino Belfiore, già presidente dell'associazione San Prisco. Pian piano si aggregano a noi in questo gruppo coloro che hanno dato vita a questa meravigliosa esperienza. Io ti do il benvenuto, Tonino, e soprattutto vorrei che raccontassi come è nata la volontà di stare insieme per la squadra, naturalmente come tifosi della squadra della Nocerina. Grazie, prima buonasera a Night and Day, buonasera Annabella. È nato questo gruppo una domenica in trasferta per Foligno. Stavamo nove amici che stavamo andando a Foligno. Dobbiamo creare un gruppo, come chiamiamo il gruppo? Un altro nostro socio fondatore, che è Saverio Croce, ci disse Pastiera Group, va bene, gruppo Pastiera. Gruppo Pastiera, perché voi siete abituati a portare in trasferta tutto ciò che occorre per poter... Ti diciamo, portiamo in trasferta la pastiera di maccheroni, parmigiana e così via. Però il nome è Pastiera Group. Poi il nostro, un altro fondatore, Bove Carmine, ha fatto quella, noi diciamo, la pezza, Pastiera Group, e sta su tutti i stadi. So che voi siete rappresentativi proprio perché avete non solo realizzato uno standard, non solo avete dato vita a questo gruppo, ma ci sono anche delle sciarpette che vi rappresentano. È stata un'idea, giustamente, di alcuni soci. Si è potuto coniugare un'azione di volontariato, una presenza della vostra associazione, ma a creare questo gruppo, credo che da grandi tifosi vi siete veramente contraddistinti. Sì, da grandi ci siamo contraddistinti. Tramite l'associazione San Prisco, ecco, voglio ringraziare anche l'associazione San Prisco, che è vicina a questo gruppo. Noi pensiamo di portare allo stadio con questo gruppo bambini, famiglie, allo stadio, perché noi andiamo in trasferta per divertirci, a parte il tifo per la nostra Nocerina, per la B, che adesso siamo in B, ma andiamo per divertirci, quindi a divertirci devono venire le famiglie, i nostri beniamini. Che lo sport sia, il calcio in questo caso, un motivo di aggregazione e non, come di solito si dice, gli ultras. No, noi vogliamo portare le famiglie, col gruppo Pastiere associatevi alle famiglie. Beh, certo, la Pastiera è rappresentata dal lavoro della massaia che organizza il pranzo per il picnic del marito che deve andare a seguire la partita. Mi sembra una cosa, un'iniziativa molto carina per non far arrabbiare le mogliettine che restano a casa. Ci abbiamo pensato a questo gruppo. Siete furbettini, non so se riuscirò a beccarli tutti, li vogliamo ringraziare e presentarli? Certo. Allora, presente Antonio Belfiore, che è il nostro presidente, sono io come vicepresidente, poi ci sta Gennaro Ferrara, c'è Carmine Bove, eccolo qua, un altro caro amico, c'è Peppe Steri, in questo momento impegnato per far entrare altri amici, Saverio Croce, Aniello Termoli. È un ringraziamento particolare, lo voglio fare al nostro amico che oggi non ci sta, che ha compiuto 25 anni di matrimonio. Quindi facciamo gli auguri con un applauso. Giuseppe. Però mia figlia mi dice, la tua amante Enzo Di Liguori. Veramente io per lui, ma non per tutti, per tutti i calciatori, ma con lui c'è nato un feeling particolare, quindi noi il gruppo Pastiera ce l'abbiamo nel cuore e gli abbiamo dedicato un gol a Barletta, dove io alle 10:30 di mattina ho detto che se faceva gol Enzo De Liguori e Gigi Castaldo. Così è stato, e ti voglio dare un bacio, Enzo. Ma Night and Day succede davvero di tutto, in questo entusiasmo, quello di poter essere circondati dai fan, dal pubblico, dai tifosi più forti. Sicuramente è un piacere essere qui stasera, perché abbiamo coronato un sogno tutti insieme molto importante. Quindi... Il vostro è un lavoro di squadra, quindi sicuramente anche loro contribuiscono dagli spalti. Sicuramente anche loro hanno contribuito a questa promozione, perché ci hanno seguito dentro e fuori. Ecco, lui è? Mario De Liguori, fratello del nostro capitano, è il decimo socio del Pastiera Group.
si è aggiunto per strada, quindi diciamo che ormai fa parte di noi. E allora per coronare questo non possiamo fare altro che, ecco, fargli indossare la sciarpa del gruppo della pastiera. Vorrei che tu potessi ringraziare tuo fratello e naturalmente il gruppo. Ringrazio veramente anche a loro, che sono ragazzi comunque eccezionali, per andare in trasferta, e quindi ci siamo trovati bene, dai. Benissimo. Una bella famiglia. Bellissimo. Beh, allora ringraziamoli tutti e arrivederci alla prossima. Arrivederci. Del campionato, naturalmente, per portare alla fine la squadra in Serie B. In questo momento, in questo periodo, loro sono circondati dalle migliaia di giovani, dei fan, dei tifosi della curva e non solo. Questo chiaramente vi porta delle emozioni, chi più chi meno, siete accompagnati finalmente dalle famiglie, quindi credo che sia questa una grande soddisfazione per voi, ma anche una grande responsabilità. Ma questo è il clima ideale per festeggiare con le famiglie, amici, conoscenti, e poi responsabilità. Abbiamo fatto bene quest'anno, abbiamo vinto, ci abbiamo messo tanto impegno, grande volontà, e speriamo di ripartire l'anno prossimo con la stessa voglia di quest'anno. No, io sono convintissimo che anche in Serie B questa squadra può veramente far togliere belle soddisfazioni, perché il gruppo è sano, è unito, e così si può andare lontano. Ciao ragazzi, siamo sempre qui durante i festeggiamenti del gruppo Pastiera in nostra compagnia, ancora elementi della squadra della Nocerina, che oramai ci permette di festeggiare momenti di aggregazione fortissima con le loro famiglie, che devo dire è sicuramente un momento molto forte e molto emozionante. Però io ho lui con me stasera perché deve mandare un messaggio ad un suo collega. Vogliamo mangiare un messaggio a un certo Scalise, ecco. Il pendolino della fascia destra. E mi sembra un tremendone, non solo in campo ma anche fuori. Perché? Perché in un'intervista si era spacciato come portiere. Allora noi gli mandiamo questo messaggio. Ti devi scusare con la signorina, ti raccomando, va bene? Va benissimo, abbiamo un po' giocato, però possiamo, come dire, scambiare due chiacchiere con te, perché io ho parlato della volontà di portare con sé la famiglia. Questo diventa un momento importante perché i fan e tutti i tifosi si sentono, come dire, in un'unica, partecipe di un'unica famiglia. Questa è una cosa molto carina. Sì, il fatto che abbiamo portato le famiglie è perché ci sentiamo ormai tutte una famiglia, quindi penso che sia anche giusto così. Benissimo, allora noi ti ringraziamo, buona serata, buon divertimento, un saluto agli amici di Night in Day. Un saluto a tutti gli amici di Night in Day. I've taken my bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. Thank you all, but it's been no bed of roses.